APWeb Radio, in collaborazione con CRE, Centro Ricerche Egittologiche, presentano Egitto. L'argomento di questa sera, Bibbia e storia egizia, da Abramo a Giuseppe, a cura del professor Maurizio Damiano. Buonasera Maurizio. Buonasera Paolo e a tutti gli altri. Buonasera. E allora, siccome le cose da dire sono tantissime e praticamente non vediamo l'ora, perché io personalmente non vedo l'ora di sentire i tuoi racconti e di viaggiare insieme a te tra le dune dell'Egitto, e allora a te la parola, grazie. Bene, grazie Paolo. Allora, sì, partiamo subito, anche perché intanto posso dire a tutti nessuna pietra è arrivata, per cui anzi dopo la trasmissione c'è stata una discussione civile con l'unica persona che non era d'accordo, ma per motivi di fede, però uno scambio come sempre, ecco, civile e costruttivo, è utile per me, perché come sempre mi permette di vedere quelle cose che la fede non permette. Ci sono dei limiti anche in persone che vogliono spingersi oltre, guardare, ci sono dei limiti che la fede non permette di superare, ma la fede intendo anche, non parlo solo di religione, la fede nelle nostre idee. Quando siamo convinti di una cosa, fatichiamo a venirne fuori, parlo per tutti, anche per me, per questo io cerco di non dire mai ipotesi, opinioni, ma basarmi sui fatti. Perché lo ripeto stasera? Perché stasera andiamo ancora più sul pericoloso. Qui tocchiamo dei personaggi cardine
del mito religioso, della Bibbia, della fede, e per cui guai poi a toccare. No, io come dicevo già l'altra volta e devo ripeterlo stasera, non mi interesso. Il fatto che non esista ancora oggi per la storia non vuol dire che non sia mai esistito. Semplicemente al momento le uniche tracce che abbiamo sono nella fede, nella narrazione del mito religioso, mito nel senso nobile di cui parlavamo l'altra volta. Per cui adesso stasera partiamo con Abramo. Io non rifarò poi la storia di tutti questi personaggi, vedere la Bibbia e cosa dice, paralleli, no. Per me alcuni di questi personaggi, se no non finiremmo mai, ci vorrebbe più di un anno. Io prendo alcuni di questi personaggi semplicemente come esempio di come si può fare un percorso, di come lo faccio io con i miei allievi e di come si può leggere la parte storica della Bibbia, vale a dire il sentire di chi stava scrivendo. Allora, Abramo, per esempio, che è l'inizio un po' di tutto, per noi è un esempio meraviglioso. Perché? Vediamo subito. Ecco, guardate qui. Abbiamo la cartina del Medio Oriente, abbiamo tutto il deserto arabico e se vi ricordate noi abbiamo visto nella prima puntata, un po' nella seconda, quello che era successo nel Paleolitico, nel Neolitico, questo grande umido, grande periodo umido in cui pioveva abbondantemente e abbiamo parlato appunto del Sahara che era verde, con fiumi, laghi, vegetazione, gli animali. Dobbiamo immaginare un po' certe zone del Kenya di oggi, ecco. Ma tutto quello che ho detto l'altra volta per il Sahara vale anche per il deserto arabico, se ne parla meno, quasi per niente, perché è molto meno studiato anche per ragioni politiche, è difficile, si può, c'è un'archeologia araba, però è molto difficile, è difficile viaggiare, avere i permessi, ecco, quindi è meno sviluppata, mentre invece l'archeologia sahariana, gli studi di paleoclimatologia, eccetera, insomma, gli studi sahariani sono molto più avanzati. Comunque quello che dicevo vale anche per il deserto arabico. Quindi ciò che poi è successo, l'inaridimento del Sahara, andava naturalmente in parallelo con tutta quella fascia, anche col deserto arabico. Quindi cosa succede? Queste popolazioni nomadi che erano state del Paleolitico, poi del Neolitico, e quindi in questo Neolitico praticavano un po' l'agricoltura, la caccia, eccetera, quindi c'era un nomadismo, un seminomadismo. Con il cambiamento climatico e il disseccarsi, che poi non è stato improvviso, naturalmente ha preso qualche secolo, si assiste allo stesso fenomeno cui si assiste in Egitto. Questi popoli del Sahara che sono andati verso il Chad, verso l'Africa occidentale di oggi e verso l'Egitto, verso le oasi egiziane prima, poi verso la valle del Nilo, ecco, lì è lo stesso. Vedete tutte queste frecce, praticamente sono andate in tutte le direzioni. Ora, cos'erano queste tribù? Erano tribù amorree. Gli amorrei sono una grande parte dell'etnia semita. Ecco, i semiti, voi lo sapete, l'abbiamo detto l'altra volta, sono semiti gli ebrei, ma sono semiti gli arabi e abbiamo visto quanti gruppi semitici ci sono. Noi stasera seguiamo il gruppo, non posso dire ebraico, perché gli ebrei non esistevano allora, come non esisteranno, vedremo, fino abbastanza tardi. Quindi seguiamo i passi di quelli che sono gli antenati della loro etnia, gli amorrei. Allora, vi ricordate che nella Bibbia, io sono sicuro che voi tutti, naturalmente la sera leggete 3 o 4 capitoli della Bibbia come niente, no? Ecco, quindi tutti vi ricordate che si dice Abramo di Ur. Allora, noi siccome sappiamo che Abramo non è ancora, fino a prova contraria, un personaggio della storia e fa parte del mito religioso, però non è che si butta via il bambino con l'acqua sporca. Tutta la storia di Abramo, che è stata scritta molto più tardi sulla tradizione orale o comunque sul mito costruito, qualunque cosa sia, non ci interessa. Ci interessa vedere lo sfondo.
Chi scriveva stava in Mesopotamia perché sembra essere informato sulle cose della Mesopotamia all'incirca del 2008 a.C. Cosa ci dice? Che Abramo era a Ur. Ma perché ci parla di Ur? A Ur c'era una condizione particolare. Ur era governata dalla città di Isin, ma la città di Isin a sua volta era governata dalla città di Larsa, e quindi governava Ur per conto di Larsa. Vabbè, di tutto questo ci interessa relativamente, ma ci aiuta a capire delle cose. Qui non c'erano ancora grandi stati, c'erano le città-stato che avevano territori più o meno grandi. Questa qui sarà la realtà anche del Medio Oriente, di quella che oggi è Israele e la zona di Gaza, la futura, speriamo, Palestina, eccetera. Anche lì era la stessa situazione, città-stato sempre in lotta tra di loro. Poi in questa zona, con le armi, via via si sono creati anche degli imperi che sono durati sempre abbastanza poco e poi sostituiti da altri imperi, crollati pure quelli, distrutti da altri. Insomma, è stata una zona. Voi dovete pensare che quella zona del vicino Oriente, noi oggi siamo addolorati per quello che sta succedendo in quell'area israelo-palestinese, perché è una lotta fratricida. Non solo perché tutti semiti, ma perché le analisi del DNA, che poi sono state interrotte perché così hanno voluto sia le autorità israeliane sia le autorità palestinesi, cosa stavano svelando, cosa hanno svelato? Che l'etnia è unica, non è una lotta fra fratelli, è una lotta fra uguali. L'etnia è unica, con apporti dall'esterno, come ormai è ovunque in tutto il mondo, ma è un'unica etnia, quindi è una lotta veramente interna molto triste. Ma non è la situazione di oggi, lì era così anche allora, lì non abbiamo non un solo secolo di pace, non abbiamo un decennio, un anno, un giorno senza guerra. In una zona o l'altra di tutta quella parte c'è sempre stata la guerra. Sulle ragioni, vabbè, ci pensano gli antropologi, però la densità di popolazione ovviamente influisce, perché ci sono grandi spazi disabitati che sono i deserti, ma le poche zone che avevano l'acqua, come il sistema fluviale del Tigre e Eufrate, concentrava la gente lì dove si poteva. Quindi, comunque, abbiamo una serie di città che erano dominate dagli antichi abitanti, dai più antichi abitanti di quella terra, che erano i Sumeri, e poi abbiamo l'etnia amorrea. L'etnia amorrea che viene da questi deserti e comincia a dominare in varie città. Ora, attenzione, questa cosa è importante, perché Ur era amorrea come diverse altre città dell'epoca, quindi un personaggio che si chiamasse Abramo e che viveva lì, cosa poteva fare? E loro vivevano di commerci, questo ce lo dice già la Bibbia, erano dei nomadi, in questo caso diciamo semi-nomadi, perché passavano una stagione in città, a Ur, e una stagione cambiando città, girando, anche attraversando i deserti, appunto per queste merci. Per cui è assolutamente plausibile che questi amorrei fossero a Ur, come erano in molti altri posti. Ma c'è un'altra cosa: a un certo punto c'è quest'ordine divino che dice ad Abramo: lascia Ur e vai a Harran. Allora, perché lascia Ur e vai a Harran? Anche qui ci sono ragioni storiche. Va bene, che Abramo esista o no, suo padre esista o no, attenzione, c'è un fondo storico assolutamente reale. Chi stava scrivendo aveva in mano i documenti come quelli che vi ho fatto vedere la volta scorsa, con la lista dei re, che spiegavano queste cose. Cosa stava succedendo? Avete visto che gli amorrei governavano a Ur. Ma proprio in quel periodo c'è un rivolgimento sociale e politico, e quindi riprendono il potere i Sumeri.
E quindi gli amorrei, che erano signori della città e quindi sempre benvenuti, anche i commercianti, i nomadi o i seminomadi, incominciano a essere visti male. E allora devono migrare, devono andare via. Noi seguiamo il percorso, sulla Bibbia. Che cosa ci dice questo percorso? Che questi nomadi stavano seguendo le loro tappe, sono tutte città dominate dagli amorrei. Quindi andavano ovviamente, logicamente, non solo in una carovaniera commerciale che conoscevano benissimo e che facevano, più o meno ogni anno, ma soprattutto si appoggiavano sulle città sicure, quelle governate dalla loro stessa etnia, gli amorrei. Poi nel caso specifico si dice ad Abramo di andare nella città di suo padre, Harran. Vedete quant'è lontana. Ur lì è in basso nella Mesopotamia, vicino al mare. Anzi, allora il mare c'era, poi è arretrato. E invece Harran è nell'odierna Turchia, quindi molto, molto a monte. Perché proprio lì? Perché noi sappiamo dai documenti ritrovati negli archivi templari che i commerci di Ur erano gestiti dal tempio della dea Luna, dai sacerdoti del tempio della Luna. Bene, con chi commerciavano a Harran? Chi era che gestiva i commerci? I sacerdoti del tempio della Luna. Quindi vedete, non è casuale. Si va a Harran perché ci sono i legami proprio diretti fra città e città, oltre alla presenza etnica. Nelle principali città c'erano questi Karum, che erano appunto i fondaci un po', i fondaci in cui si scambiavano le merci, eccetera, ma soprattutto dove si incontravano tutti questi mercanti e si riunivano quelli che erano delle stesse etnie. Io lì in alto vi ho messo un cranio con delle foglie d'oro sugli occhi e sulla bocca. Ecco, quel cranio e quello di un colono assiro che era in uno di quei Karun, il Karun di Kültepe, che è poco distante da Harran, e che è morto lì, è stato sepolto lì. Bene, poi la Bibbia ci dice che Dio dice a Abramo: lascia pure Harran e vai verso la terra di Canaan. Ma perché? Se mi hai fatto appena spostare, perché mi hai fatto spostare di nuovo? Ricorriamo di nuovo ai documenti storici, cosa stava accadendo in quell'epoca? Quindi che Abramo ci sia o non ci sia, qui poco importa. Importa che c'è un'etnia, quella amorrea, cioè delle stesse genti da cui scaturiranno poi in futuro gli ebrei che non esistevano, ripeto, che erano nomadi, che percorrevano quelle carovaniere e che stavano vivendo un certo episodio storico, politico di sconvolgimenti. Allora si va a Harran e Harran è sicura, ma per poco tempo, perché quel Karun, per esempio, che vi dicevo di Kultepe, da dove viene quel cranio, a un certo punto mostra tracce di incendio proprio in quel periodo. Cosa stava succedendo? Stava calando la prima ondata degli indo-europei che ha investito l'Anatolia e stava scendendo. E quindi vengono bruciati anche questi Karum oltre alle città. E quindi chi è lì cerca di fuggire, ma chi era venuto da Ur non può tornare a Ur perché ancora dominano i mesopotamici e quindi va da un'altra parte. Dove va? E va verso la terra di Canaan. E poi dalla terra di Canaan, dove c'erano sempre guerre, carestie, c'erano difficoltà, dove si può andare se ancora c'è difficoltà e non si può tornare indietro? E c'era una terra ricchissima che da millenni, sin dalla protostoria, accoglieva i profughi, accoglieva i commercianti, accoglieva chiunque venisse in pace. Attenzione, l'Egitto non è un paese di figli dei fiori. L'Egitto è un paese dove si viveva alla pari con tutti gli altri. Tutti gli altri, noi abbiamo esempi di stranieri che hanno fatto carriera fino ai più alti livelli, e stasera ne vedremo uno. Ma la differenza veniva fatta fra chi rispettava la legge e chi non la rispettava. E vediamo ancora in dettaglio una cosetta. Ecco, guardate questa cartina che ho disegnato anni fa.
dove vediamo l'Asia, cioè la parte del Sinai nord-occidentale e quello che oggi è il canale di Suez, e dall'altra parte l'Egitto, il delta orientale, c'è cioè Wadi Tumilat che aveva appunto questo canale naturale poi ingrandito artificialmente, eccetera, che permetteva dal Nilo di arrivare fino ai laghi a mare. Ma comunque, la questione è, vedete in alto a destra che c'è scritto vicino al mare, nel deserto che va verso la costa, Cammino di Horus, mentre invece vicino a uno dei laghi in basso verso il centro, anzi io non so se si vede poi la freccetta, no, è appunto, quindi vi devo dare queste indicazioni, c'è scritto Muro del Principe. Che cos'erano queste due denominazioni? Erano i posti di frontiera di controllo, c'era tutta una serie di forti lungo la carovaniera che andava dal Sinai verso l'Egitto e poi ancora lungo quello che erano i laghi amari, quello che oggi è il canale di Suez, una serie di forti. A cosa servivano? Naturalmente servivano a ciò che servono tutte le dogane. Gli egizi nei grandi periodi di ordine, dove c'era il faraone, l'Egitto era unito, non c'erano problemi, e tutto era controllato dallo Stato, avevano, noi oggi diremmo, il visto. Ecco, per cui chi aveva il visto, il permesso che veniva dato all'ingresso, la gente veniva fermata, gli si chiedevano i nomi che venivano registrati, sono state trovate anche delle liste di nomi di questi forti, un po' di tutto, si chiedeva cosa volessero fare in Egitto, un po' quello che vedete alla frontiera americana e di tanti altri paesi, e a seconda del mestiere gli si assegnava una zona. Perché? Perché al contrario di altri paesi, che non voglio citare, ma qualcuno mi potrebbe anche venire in mente, l'Egitto era un paese altamente, l'abbiamo detto, altamente etico. Cosa vuol dire? Che se io ti faccio entrare nel mio paese, mi sto prendendo una responsabilità. E se mi prendo la responsabilità, io seguirò quello che fai, vale a dire ti assegno una terra, ti assegno una zona e faccio in modo che tu non muoia d'inverno sotto i cartoni alla stazione, perché è bello dire sì, sì, facciamo entrare e poi ce li dimentichiamo. No, nel momento in cui si bussa alla mia porta e io dico ti ospito, entra in casa mia, io ho il dovere di darti da mangiare, di darti comunque, non darti il pesce, attenzione, insegnarti a pescare e dire ecco adesso in casa mia diamoci una mano, io ci lavoro in casa, lavoro anche tu, lavoriamo insieme, eccetera, ma non lascio perdere così. Ecco, gli egizi non lo facevano. Tu cosa sei, commerciante? Benissimo, vediamo un po' dalle liste, qui c'è una zona un po' troppo piena di commercianti di queste materie, quindi vai in questa zona dove invece sono carenti. Tu cosa fai? Non so, il fabbro itinerante? Bene, qui nel Delta non abbiamo bisogno, neanche nella zona di Memphis, però nella zona di Beni Hasan mancano fabbri. Quindi a voi viene assegnata questa zona. Voi cosa siete? Pastori, nomadi? Ok, allora qui questa zona del delta orientale, della savana, della steppa, vicino alle zone coltivate, può andare bene per voi perché c'è poca gente. Insomma, come vedete, una pianificazione terrificante, terribile per noi, perché noi non riusciremo mai a farla con i nostri computer, perché non è nei computer, nella tecnologia, è qui. Gli egizi già nell'antico regno, quando costruivano una piramide, dicevano ragazzi ci vogliono 20 anni per questa piramide, noi dobbiamo pianificare, perché se io pago, vi ricordo, vi avevo detto l'altra volta che gli egizi non avevano la moneta, si pagavano in natura, ma se io ti devo pagare col cibo, col grano per esempio, io devo avere i campi, devo prevedere i campi, come pago 10.000 persone, 3.000 persone anche? Per i prossimi 20 anni, devo pianificare questo futuro. E questo era radicato nella loro mentalità, gli si insegnava fin da piccoli ai bambini. Si lavora tutti, non per sé, per la comunità. Solo così il paese sopravvive, va avanti e diventa forte. E se viene uno da fuori, io devo prevedere dove deve andare.
E questo è andato bene nell'Antico Regno, è andato bene nel Medio Regno. Qui siamo nel Medio Regno, un periodo classico per l'Egitto, un periodo forte con un governo centralizzato di faraoni forti che gestivano benissimo il paese. Quindi questi asiatici che entravano si trovavano nella zona assegnata e vivevano pacificamente con gli altri. Qui vediamo per esempio dei tributi, ci sono questi stranieri che portano i tributi, ci sono gli ittiti che poi diventeranno anche nemici, qui sono ancora amici, pagano tributo, il primo e l'ultimo della coda sono dei cretesi, i cretesi hanno avuto sempre contatti con l'Egitto. E ricordiamoci che i Filistei, che molto più tardi, solo all'epoca di Ramesse III, quando verranno sconfitti in Egitto, andranno in quella che molto più tardi, dopo la loro scomparsa, l'imperatore Adriano chiamerà Palestina, che ha dato questo nome perché loro non c'erano più, non voleva altri che creassero disordini, appunto come gli israeliti. Quindi ha tolto il nome Israele, ha dato il nome Palestina. Ma questi Filistei che arrivano lì molti secoli più tardi, arrivano lì dopo il 1177, quindi pensate qui siamo nel 1800, vedete ancora. E da dove vengono questi Filistei? Sono cretesi, sono i discendenti dei cretesi, sono i Keftiu, i Captor, dice la Bibbia. I Filistei sono cretesi, non hanno niente a che fare con quell'area, va bene? E vanno, prendono ai Cananei, quella parte che oggi è la striscia di Gaza e varie aree. Vabbè, questo verrà dopo. Qui vediamo questa gente, in questo caso un siriano, vedete che ha in braccio un bambino. Perché un bambino? Portano i bambini. Questi sono generalmente figli di capi, principi, che vengono allevati, sono ospitati, diciamo, ostaggi di lusso, che vengono allevati, negli opet reali, nel cap, il cap reale, e il posto dove c'erano i fanciulli della corte, cioè i figli dei faraoni. Quindi questi principi venivano allevati così, assieme ai figli dei faraoni. Perché? Per la stessa ragione per cui lo faranno secoli e secoli più tardi, un millennio più tardi, i romani. Allevavano i figli dei capi, e così poi sarebbero diventati loro stessi capi, amici dell'Egitto, di cultura strettamente egiziana, allevati a Palazzo Reale. Ecco, quindi questi erano i rapporti. Poi naturalmente se qualcuno voleva far del male all'Egitto, partivano le spedizioni, e lì erano le spedizioni di guerra, quindi attenzione, non sono figli dei fiori. Ecco, dove arrivavano questi asiatici? Qui siamo in una città del Delta che nessuno di voi conoscerà, se non qualche collega probabilmente, ma neanche tutti, che era l'antica Imet, che è una delle località minori del Delta, ma che era proprio sulla pista, sulla carovaniera, che portava per esempio verso Memphis. Ecco, oggi gli scavi stanno tirando fuori questi posti e si vede che naturalmente hanno molte più tracce di asiatici, come ovvio siamo nel Delta orientale, la zona dove arrivano gli asiatici, e molti si fermano lì. Ecco, qui invece siamo a metà Egitto, a Beni Hasan, dove ci sono quelle tombe di cui vi avevo fatto vedere qualcosa la prima volta, e abbiamo questa sala nella tomba di Khnumhotep III, in cui c'è una raffigurazione particolare, c'è proprio questa carovana di asiatici con i bambini, i cammelli, tutte le loro masserizie, e su un asino ci sono anche gli incudini, perché sono proprio quei fabbri itineranti che vi avevo citato prima. Non avevo fatto un esempio a caso, ma vi parlavo di loro perché proprio ne troviamo testimonianza. E poi vediamo, ecco, meglio i loro costumi. Vedete, sono questi costumi molto colorati, queste tuniche che noi troviamo ancora presso i nomadi arabi. Oggi magari domina più il colore bianco, però non mancano quelle a righe, colorate, insomma, molto simili a questi costumi che vediamo qui. Quindi un'immigrazione pacifica controllata dagli egizi.
Il faraone di questo periodo, perché dico questo periodo? Perché io prendo una cosa, diciamo, di fantasia per la storia, per il punto di vista della storia, cioè quella cronologia biblica che pone Abramo intorno al 1800. Per cui, se Abramo fosse esistito, è esistito, anche se non è saltato fuori ancora nella storia, dovrebbe essere esistito in quel periodo. Passando alla storia, invece, personaggio che sappiamo sicuramente storico perché ci ha lasciato una marea di monumenti, di testi, di statue, eccetera, è Amenemhat III, uno dei faraoni più possenti di questa dinastia. Lì vediamo quella sfinge molto particolare, sono le sfingi di Tanis, che sono sfingi proprio trovate lì nel delta orientale, dove non c'è il Nemes, che è la solita stoffa che vediamo sulla testa dei faraoni come nella statua che c'è lì in alto, ma qui c'è proprio tutte le orecchie, la criniera leonina, si è messo solo il viso umano, il resto è proprio leonino, con un effetto straordinario. Questo è uno dei grandi capolavori del Medio Regno. Allora, cosa ci racconta adesso la Bibbia per tornare alla narrazione religiosa del mito religioso? Ci racconta, io non sto a leggervelo, voi ve lo potete andare a vedere nella Bibbia, nella Genesi 12, i passi da 14 a 16 che raccontano questa cosa, io ve la riassumo. Abramo, siccome Sara era molto bella, aveva avuto, racconta la Bibbia, aveva avuto paura che potesse aver problemi, che magari qualche grande dell'Egitto se ne invaghisse, lo uccidesse per avere Sara. Fatto sta che dice che la sorella e non la moglie, e questi ufficiali che notano la bellezza di Sara la portano dal faraone, e Sara diventa una delle mogli, delle concubine del faraone. Dopo un certo periodo, Dio colpisce il faraone con delle pestilenze. Il faraone aveva dato molte ricchezze ad Abramo, aveva dato greggi, armenti, schiavi e schiave, eccetera, a parte il fatto che allora non esistevano gli schiavi in Egitto, se non i prigionieri di guerra, ma comunque questo dice la Bibbia, e colpisce questo povero faraone con grandi piaghe. E il faraone va da Abramo e dice: ma scusa, perché mi hai fatto questo? Perché mi hai detto che era tua sorella e me l'hai data in moglie, quando invece è tua moglie? E io adesso vengo colpito innocente, perché non lo sapevo, pensavo. E allora lo caccia, o meglio lo fa accompagnare dalle guardie sino al confine, fuori dall'Egitto, ma con tutte le sue ricchezze. Cosa succede? Ci torniamo su questa cosa. Ecco, lui ritorna in Asia, qui vediamo il Sinai, e ritorna a questa vita nomadica, però questa volta molto cambiato, non è più un commerciante più o meno povero, è molto più ricco, perché ha tutte le ricchezze date dal faraone. Cosa succede? Lui arriva alla città di Gerar, di cui esistono ancora le rovine, vedete a sinistra quelle due foto in alto e in basso, sono quelle del sito archeologico di Gerar. Quindi qui lo scriba della Bibbia ci parla di un posto che lui conosceva e che ancora quando scriveva esisteva probabilmente, oggi esiste come luogo abbandonato, come sito archeologico. E allora qui c'è un grosso anacronismo, perché ci dice che Abramo incontra il re di Gerar, che è Abimelech, re dei Filistei. In realtà siamo nel 1800, noi siamo che fino al 1177, ma dopo 170, eccetera, lì non esistono i Filistei, ancora non esistono proprio come etnia. Perché ha sbagliato? Ha inserito questa informazione perché al momento in cui lui scrive erano già ben noti i Filistim, che ormai si stavano estinguendo, perché poi i Filistim, i Filistei spariranno come etnia nel V secolo, non perché sono stati sterminati e sono morti, si sono fusi con il popolo che avevano conquistato, a cui avevano preso la terra, cioè i Cananei, e assieme ai Cananei e altre etnie dell'area
più tardi nasceranno da questo misto i Fenici. Va bene? Allora, quando il compilatore di questi passi della Bibbia stava scrivendo, esistevano gli ultimi Filistim, ma comunque esisteva ancora forte il ricordo, perché loro stavano andando verso l'estinzione, ma erano stati molto forti in quell'area per diversi secoli, va bene? Quindi, mettendo da parte l'anacronismo di Abimelech, re dei Filistei, che non esistevano, cosa ci racconta? E beh, che è successa la stessa cosa. Lui ha ancora detto che Sara era sua sorella, e il re ha visto questa donna bellissima che ha ripreso nel suo harem. Stessa storia, Dio gli appare in sogno e dice: cosa fai? Questa è la moglie di Abramo, che intanto era stato coperto di altre ricchezze, altre greggi, ma in questa volta anche oro, argento, eccetera. E anche qui Abimelech lo fa cacciare, ma dicendo: rimaniamo amici, perché dopo questo incontro con Dio che lo ha minacciato non si sa mai, e lo ha fatto andare via con Sara e con tutte le ricchezze. Allora, questa cosa la troveremo anche nella generazione successiva. Isacco e Rebecca incontrano un altro Abimelech di un'altra generazione, ma probabilmente lo scriba prende la narrazione precedente, e fa la stessa cosa. La fa passare per sua sorella, lei va a finire nell'harem, Dio appare, rimprovera il re, e quindi Isacco parte con sua moglie Rebecca e con le ricchezze. Allora, tutto questo è per la storia, non esiste, è mito religioso, forse è successo, forse no, qui non ci interessa direttamente. Qui ci interessano altri aspetti. Intanto gli aspetti che ci racconta il compilatore ai suoi tempi, come è stato per la maggior parte della storia di quell'area, quando l'area non era conquistata da grandi conquistatori, da grandi imperi, come nel caso dei Romani o degli Egizi, la zona era sempre spezzettata in piccole città. Ogni città, un regno o più città che formavano una coalizione, un regno, così, ma piccole cose. E questa è una cosa storica che trova riscontro negli scavi. Ma questa storia di dare la moglie, eccetera, oggi naturalmente noi lo giudicheremmo molto male, ma come vi ho detto più volte, quasi ogni sera che ci incontriamo qui, noi dobbiamo abbandonare la nostra mentalità. Noi siamo intanto occidentali, ma occidentali di oggi. Ma chi erano questi che scrivevano, ma anche prima di scrivere, che mandavano avanti la tradizione orale? L'abbiamo detto, erano dei beduini nomadi. Allora noi dobbiamo conoscere e pensare con la mentalità dei nomadi beduini. Questa cosa non era vergognosa. Nella cultura beduina questa è la furbizia, va bene? Ci possono essere popolazioni in cui, non so, il furto o l'imbroglio fatto con abilità è motivo di vanto. Allora questa cosa nella cultura beduina viene considerato un motivo di vanto. Guarda, con questo trucco come ho fregato i faraoni, questi re, e come ho portato alle nostre genti la ricchezza, come i nostri armenti, che erano pochi, sono diventati migliaia, migliaia di capi, come noi diventiamo una tribù potente. Quindi non giudichiamo mai col metro di oggi, dobbiamo comprendere il perché di certe cose, qual è il significato. Quindi, che sia avvenuto o no, non ha importanza. La cosa vera è che nella mente di chi stava scrivendo accadevano queste cose, e non sono condannate, perché la Bibbia non lo racconta condannando, semmai condannava ingiustamente il povero faraone, il re, che non sapevano nulla di queste cose. Bene, andiamo avanti. Allora, il sacrificio cosa ci dice? Il mancato sacrificio, poi arriva l'angelo a fermare la mano, qui vediamo il dipinto di Orazio Gentileschi, ma ci dà delle informazioni storiche, antropologiche, ci dice che in quelle zone esisteva il sacrificio umano, ci dice che il Dio della Bibbia
poteva chiedere tutto, anche la vita del figlio o di se stessi, anche la vita al suo popolo, quindi era un popolo proprio che apparteneva a Dio. Attenzione, questo è importantissimo perché c'è un grande equivoco, beh, specialmente fra i neonazisti o gli anti-israeliti, quando si dice, ah sì, si credono, dicono di essere il popolo eletto. Popolo eletto, che cosa vuol dire? Leggiamolo alla Bibbia, non per sentito dire, se noi andiamo a leggere. Popolo eletto non è una benedizione, è quasi una maledizione, guardate la storia in questi millenni. Vuol dire che un popolo che ha servito di Dio è un popolo di schiavi di Dio. Tant'è che per la legge ebraica, e qui poi arriviamo in epoca storica, arriviamo nel primo secolo dopo Cristo, nei fatti di Masada, di Gerusalemme, ce lo racconta Giuseppe Flavio, testimone di questi fatti, ma anche protagonista. Lui ha combattuto e poi i sopravvissuti si sono suicidati, si doveva suicidare anche lui, non lo ha fatto perché ha avuto una visione, Dio gli ha detto no, perché tu devi dire una parolina al generale, che poi è diventato l'imperatore Vespasiano, e quindi non si è suicidato. Ma perché? Perché non si accetta la sconfitta? No, è la legge ebraica. I dirigenti hanno la proibizione di essere schiavi, loro sono solo servi di Dio, basta. Se perdono, si devono ammazzare. Quindi, sapete, essere del popolo eletto non è che sia poi una cosa così vantaggiosa, ci sono precisi doveri pesantissimi. Oltre a darci queste informazioni, alla fin fine antropologiche, cosa ci dice la Bibbia? Ci parla di questi luoghi alti che noi sappiamo che esistevano. Io lì vi ho messo i luoghi alti di Petra, ce ne sono molti, ma questo qui è quello più visitato dalla gente e si trova appunto in cima alla montagna, e tutto avviene nella Bibbia così come poi vediamo da questi siti a Petra, va bene? E questo era un luogo frequentato dalle popolazioni di quell'area, che erano gli Idumei, e dopo, molto più tardi, verranno i Nabatei a scolpire anche queste cose, va bene? Ecco, ma loro avevano molte cose in comune, avevano la stessa cultura di base di quelli che più tardi saranno gli israeliti. Ma perché? Perché anche questi antenati, lontani antenati degli israeliti, vivevano in quelle aree, giravano per quelle aree, quei deserti, e la cultura era comune, non solo nei luoghi alti che noi ritroviamo nella Bibbia, ma anche in cose molto più importanti. Bene, andiamo a vedere alcune cose meno note che ci vengono fuori da alcuni testi. Intanto abbiamo il documento di Damasco che è stato trovato a Qumran, è una delle cose trovate a Qumran, ma anche alcuni padri della Chiesa come Eusebio di Cesarea, poi Nicola di Damasco, che era appunto amico di Augusto, di Erode, eccetera. Cosa ci dicono? Che Abramo regnò a Damasco quando vi giunse dopo essere partito con un esercito, quindi era già potente questo personaggio, dalla terra di Caldea situata al di là di Babilonia. Ecco, queste non sono notizie storiche, però nella tradizione questa era una certezza, va bene? Questo ci dice, ma Liverani ci fa anche notare una cosa, che una delle tribù di questa zona dove si dice che abbia governato col suo esercito Abramo era la tribù dei Raham. Come si chiama il capo di una tribù? Si chiama padre, Abu, va bene ancora oggi in arabo. Quindi come si chiama il capo dei Raham? Il capo non come nome proprio, ma come titolo. Lui è l'Abu, il padre dei Raham, l'Aburaham, Abraham, Abraham. Quindi vedete che molte volte dei personaggi possono non essere dei personaggi, ma nascondere personaggi realmente esistiti, ma che non sono uno. In questo caso è un titolo che si dava al capo della tribù, quindi per generazioni c'è stato l'Aburaham, il capo, che poi aveva un suo nome personale. Ecco, quindi sono delle curiosità interessanti. Andiamo a vedere una cosa, ecco, adesso qui voglio fare un po' l'acrobata, perché devo parlare di Dio senza fare teologia.
ma solo archeologia. Si può fare? Certo che si può fare, lo fanno i miei colleghi sempre tranquillamente. Quando parliamo di Dio, lasciamo la Bibbia, ma teniamola per i nomi che vi troviamo e andiamo a vedere poi l'archeologia se ci dà dei riscontri, se ci dice qualcosa. Il primo nome in alto lo vedete, io non ve lo leggo e non ve lo pronuncio, appare dal XIV secolo, quindi già è il più antico. XIV secolo in Egitto è l'epoca di Amenhotep III e vedremo che adesso ci arriviamo. Perché non ve lo leggo? Perché quello è il famoso tetragramma, che non è il tetragramma musicale, cioè la parola di quattro lettere che danno il nome di Dio, che è impronunciabile. E infatti, in genere, gli ebrei cosa fanno? Non lo pronunciano, questo nome impronunciabile, ma dicono altre cose. Loro dicono, per esempio, Signore, Adonai, oppure Hashem, che vuol dire Signore. Ma proprio quando lo leggono, leggono il tetragramma e loro pronunciano Signore. Va bene? Quindi loro non possono, è vietato dalla legge ebraica. Poi vedete appunto gli altri termini, le altre designazioni. Uno è El, che invece si può pronunciare, che è Dio sempre, oppure al plurale Elohim. Voi trovate tante volte nella Bibbia, anzi, tante che ci sono le due versioni, Yahavista ed Eloista, va bene? Elohim, che non è un singolare, è un plurale, vuol dire gli dèi, non il Dio. E poi quelle che, designazioni che noi conosciamo, che sono io sono colui che è, va bene? Bene, incominciamo col primo, il tetragramma biblico. Come avete visto, queste quattro lettere impronunciabili, noi qui le pronunciamo, ma non le pronunciano gli ebrei, le pronunciamo comunque distorte, deformate, diciamo Geova. Va bene? Ma Geova viene dalla deformazione di questo tetragramma. Quindi, quando gli ebrei leggono quella parola scritta in alto, pronunciano, dicono Hashem, ecco, oppure Adonai, Signore. Allora, dove possiamo trovare le tracce più antiche di questo signore del tetragramma? Ebbene, le troviamo non solo presso gli Egizi, in Egitto, no, più lontano ancora, molto più lontano. Vedete lì la cartina d'Egitto e Nubia, dove c'è la Nubia sudanese, il Sudan di oggi. Vedete la doppia curva del Nilo e vedete che ho scritto Soleb. Ecco, in quella località a Soleb, il faraone Amenhotep III, che era il padre di Akhenaton, il nonno di Tutankhamon, per capirci, ha fatto costruire un grande tempio. Il tempio di Soleb è il tempio egizio più grande che ci sia in Sudan. Ci sono molti templi egizi diversi, questa è la rovina più grande per quanto sia in rovina. Bene, lì vediamo in basso a destra. La sala Iposti. La sala Iposti naturalmente ha tutte queste colonne, è divisa in due metà. Su tutte le colonne ci sono dei prigionieri legati con le mani dietro la schiena e sotto di loro c'è questa sorta di cartiglio che in realtà sono le mura di una fortezza, anzi ve lo faccio vedere subito. Ecco, vedete che somiglia a un cartiglio perché sarebbe il quadrato della fortezza che viene allungato per scrivere il nome delle genti conquistate. Quindi i nomi che si trovano possono essere nomi di re, di principi, di etnie, di aree geografiche conquistate. Allora, qui cosa si trova? Sorpresa, sorpresa. La sala Ipostila ha queste due metà. Nella metà nord ci sono le colonne con tutti i nomi dei prigionieri o delle città, delle aree sconfitte del sud, cioè della Nubia di Kush. Invece nella metà nord ci sono le aree del nord. Ebbene, su ogni colonna ci sono quattro di questi nomi con i prigionieri e nell'area asiatica,
per l'esattezza nell'area che corrisponderebbe a quella del Sinai, fra Sinai e Striscia di Gaza. Cosa troviamo? Troviamo questo cartiglio, poi lì ce ne sono due più un terzo sulle mura del Tempio, comunque questo è il migliore, quello che si è conservato meglio, dove si legge Ta Shasu Yehuah, va bene? Yehuah. Allora, gli Shasu di Yahweh, di Yehuah. Gli Shasu di Yehuah e i geroglifici ci dicono che lì, grammaticalmente, c'è una appartenenza. Yehuah non è una zona geografica in questo caso, perché c'è l'appartenenza di qualcosa da parte di qualcuno. I geroglifici sono molto precisi. Quindi qui è il dio del tetragramma che qui appare per la prima volta nella storia, quindi 14 secolo, quindi importante questo quando si parlerà di Esodo, eccetera. 14 secolo ancora non esisteva nulla, o almeno non c'è pervenuto nessun documento precedente. Nel 14 secolo, nella lontana Nubia, appare questo Yehuah, a cui appartiene chi? Gli Shasu. Shasu, l'abbiamo detto l'altra volta, è un termine generico che designa i beduini semiti. Va bene, noi sappiamo che sono anche dell'etnia amorrea, da cui molto più tardi discenderanno gli ebrei. Quindi questi sono i lontani antenati dei futuri ebrei, probabilmente. Non ci sono prove certe, però c'è un qualcosina. Guardate il cartiglio che c'è in mezzo, fra la statua del re e la colonna con... Quello è il cartiglio che dice Ta Shasu Apiru. Questi sono gli Shasu, cioè la tribù, la grande tribù degli Shasu, dell'etnia, delle genti, della più piccola tribù degli Apiru. Allora, alcuni, ve l'ho detto la volta scorsa, vogliono far coincidere Apiru con ebrei. Non è impossibile, non è improbabile, però una assonanza è poca cosa, rimane una teoria. Naturalmente la teoria si rinforza a seconda del contesto. Adesso in questo contesto si vede che sono gli Shasu di Yahweh nell'etnia degli Apiru. E quindi in questo caso diventano anche gli Apiru di Yahweh. Allora vediamo che diventa molto più plausibile la cosa. Comunque, a noi qui interessa la documentazione. Si direbbe carta canta, figuriamoci la pietra se non canta. Ecco, andiamo avanti. Facciamo un salto di qualche secolo. L'altra traccia la troviamo in un sito archeologico che viene scavato in questi ultimi anni, che si trova proprio al confine fra Sinai, fra Egitto quindi, e Israele, cioè fra i deserti di Sinai Negev. È lo stesso deserto ma cambia nome, si chiama Negev nella parte israeliana, Sinai nella parte egiziana. Vicino alla frontiera c'è questo posto che si chiama Kuntillet el Ajrud. Lì c'è una fortezza, ci sono tante cose, comunque è stata trovata... Sono stati trovati questi frammenti di giara con questa buffissima rappresentazione e un'iscrizione di paleo ebraico, quindi importantissima perché sono molto rare queste iscrizioni. Qui siamo nel IX-VIII secolo, quindi ci avviciniamo moltissimo all'epoca in cui comincia a essere scritta la Bibbia, o almeno in cui abbiamo notizia delle prime scritture. Va bene, poi non sappiamo se si troveranno un giorno documenti ancora più antichi. Comunque, come vi dicevo l'altra volta, i documenti ci dicono V-VI secolo. Va bene, poi alcune parti, dallo stile linguistico, eccetera, si fanno risalire anche fino all'VIII-IX secolo. Ecco, questo risale all'VIII-IX secolo. Perché dicevo importante? È importante per tante cose, per questa raffigurazione, ma anche perché c'è un'iscrizione in paleo ebraico, ma anche per cosa c'è scritto nell'iscrizione. Cosa c'è scritto? Yahweh e la sua Asherah. Questo qui è un dio di quell'area, un dio dei nomadi, perché quella è l'area dei beduini nomadi, che ha quel nome,
e che ancora è un dio fra tanti dei, un dio del pantheon politeistico che avevano queste genti, e lì, come vedete, è dio maschio. Quando sarete grande vi spiegherò qualcosa con le apine, le api, i fiori, quelle robe lì, ma se guardate fra le gambe dice che è maschio. E l'altra, per quanto sembra che abbia quasi baffi, è una femmina, si vede da quei due cerchiolini che sarebbero i seni. Quindi è questo dio assieme alla sua compagna. Attenzione, perché per quella cultura, la cultura dei beduini nomadi dell'epoca, ma è anche la cultura di quasi tutti i popoli, un sacerdote, ma in questo caso anche un dio, che non sia sposato, non riscuote fiducia. Cioè io non vado a chiedere aiuto, per esempio per problemi con la moglie, problemi di famiglia, a un sacerdote che non sia sposato. Cosa ne sa lui? Per sentito dire? Perché gliele raccontano, gliele confessano? Non può dirmi delle cose. Quindi anche nella cultura ebraica un rabbino che non sia sposato e non sia mai stato sposato ha poco credito, quindi si incoraggia il matrimonio, perché se tu vuoi vivere ed essere una guida spirituale ma anche sociale della comunità, e tu devi capire di cosa stiamo parlando, se non sei sposato tu non puoi venire a dirmi delle cose, ecco. E questa è la mentalità che si ha anche per gli imam, che si ha un po' in tutto il mondo, ecco. Quindi poi lì vediamo un altro documento interessante. In basso a destra c'è sempre questa divinità e c'è scritto Yahu. Ecco, questa qui è una moneta molto rara, molto insolita, è una delle pochissime raffigurazioni che siano in piena epoca storica che raffigura quel dio, che poi generalmente sarà per definizione aniconico. Bene, andiamo a vedere altre informazioni su questa divinità. Noi vediamo che in quella zona che oggi è parte di Israele, ma soprattutto Libano e Siria, abbiamo un dio, c'è il dio Hadad, che è una divinità della tempesta, ma soprattutto c'è un dio personale del re. Chi è? È Yahweh Sabaoth, cioè lo Yahweh delle truppe mercenarie. Le Sabaoth che erano anche nell'esercito del faraone, i mercenari del faraone. Nella Bibbia si trova questo personaggio, è lo Yahweh Shevaot, va bene? Lo Yahweh degli eserciti. Adesso io qui perché ho messo quell'immagine in basso a destra? Quello lì è il faraone, in questo caso un faraone tolemaico, che offre a Isis signora degli eserciti. Quello è un tempio che si trova ad Aswan ed è un tempio dedicato a questa forma particolare della dea Isis, che è Isis signora degli eserciti. Vabbè, cosa c'entra un titolo uguale con la Bibbia? Probabilmente c'entra, perché? Perché ad Aswan esisteva una delle più antiche e più grandi comunità ebraiche, di mercenari. Quindi il fatto che dei mercenari ebraici di Aswan fossero nello stesso posto in cui c'era Iside, signore degli eserciti, e questa informazione passi nello stesso periodo agli scribi, alla cultura ebraica in cui appare un Yahweh, signore degli eserciti, potrebbe non essere una coincidenza. Comunque, carta canta, i fatti sono lì, esistono queste due cose, poi ognuno, ecco, io mi baso solo sulle prove, poi ognuno dà le proprie interpretazioni. Qui vediamo l'isola di Elefantina, dove in realtà c'era la comunità, perché l'odierna Aswan all'epoca era solo il mercato di Elefantina e Suk. E in alto vediamo un papiro che è scritto in ebraico e che chiede il permesso per la costruzione di un tempio sull'isola, ed è quello che io vi indico con la freccia. Quello è uno dei rari templi, perché per la legge poi più tarda di Giosia
non si potranno più costruire templi da nessuna parte, solo il Tempio di Gerusalemme. Ecco, quindi vedete che invece qui abbiamo il permesso per costruire un tempio, visto che siamo all'epoca precedente ancora a Gesù. Va bene, andiamo a vedere un'altra divinità, il dio El, ma non lo vediamo nella Bibbia, questo dio El barra poi Elohim. Siamo adesso in epoca un po' più recente, nel XIII secolo, e andiamo nella città di Ugarit, che oggi si chiama Ras Shamra in Siria, sulla costa. Sono stati trovati dei testi, una grande biblioteca con molti testi. Ora, questi testi ci dicono che la creazione è opera di un Dio specifico. Il Dio creatore ha un nome specifico che non è il nome generico di Dio, una divinità, no. È il Dio El, El nome proprio. Quindi l'universo a Ugarit è stato creato dal Dio El. Va bene? Andiamo avanti. E noi ne abbiamo le raffigurazioni. Guardate, questa qui è la stele dell'omaggio a El. C'è il sovrano di Ugarit che offre al Dio El. Quindi El non ha solo un nome, ha anche un aspetto, un volto, ci appare sulle stele, nelle iscrizioni e sulle stele, va bene? E siamo nel XIII secolo. Sempre nei testi di Ras Shamra, vedete qui alcune delle tavolette che sono state ritrovate, noi troviamo che El è definito Bannai Banuat. Benvenuto, perché non ci sono le vocali, va bene? Creatore delle cose create, va bene? In ugaritico e in altre lingue vuol dire costruire, ma nel concetto di costruzione molto più ampio è ben figlio, perché è colui che è stato costruito, creato, va bene? Dal padre. Bene, nella Bibbia noi troviamo le stesse cose, gli stessi appellativi e gli stessi rinvii. Ma non solo lì, anche in Mesopotamia, ricordiamo che l'altra volta abbiamo visto che la Bibbia ha due radici principali, quella mesopotamica e quella egizia, e poi quella cananea, va bene, nella terra di Canaan. El non è definito Banai Banuat solo lì, ma anche in Mesopotamia il dio che gli corrisponde, cioè il dio Ea, è Banu Namnit, che vuol dire la stessa cosa. Ma Ea è anche signore di saggezza. El è salutato come la tua parola, El è saggia, tu sei saggio eternamente, cioè signore di saggezza. Ea risiede nell'Apsu, il signore della Bibbia risiede nell'abisso. Apsu, la parola abisso di oggi viene da Apsu, che è una parola sumera. Quindi vedete, questo l'ho trovato in Genesi 1:7, va bene queste cose. Bene, vediamo ancora El Elohim, cioè questo plurale. Elohim è il titolo del Dio di Israele e si trova anche al plurale, appunto, Elohim, anzi si trova più spesso il plurale che il singolare. Ma che cos'è Elohim nei testi molto più antichi di quelli che ci siano arrivati dalla Bibbia? Allora, inizialmente il nome di El è col plurale di Elohim, ma viene attribuito nella Bibbia, parlo della Bibbia, anche ad altre divinità. Attenzione, perché Elohim è anche Moloch, che è il dio degli Ammoniti, e anche Chemosh, che è il dio dei Moabiti, e anche Astarte, che è il dio dei Sidoni, e anche il dio degli Edomiti, Kos, ma può essere anche attribuito a esseri umani, vale a dire, siccome vuol dire legislatore, va bene, viene attribuito a Mosè, viene attribuito a David, ma anche a Sinedrio. Quindi legislatore, questo è Elohim. Quindi questo prende tutto un altro significato di questo Dio fra altri dei. Ricordiamoci che lì siamo fino al VII secolo, all'episodio dell'imposizione del monoteismo da parte di Giosia. Siamo in un ambiente politeistico. La Bibbia dice di no, però noi vediamo che nella Bibbia noi troviamo il monoteismo già da Abramo. Ma poi cadono nell'errore politeismo, ma poi tornano nel monoteismo, ma poi ancora politeismo. Perché tutta questa cosa? Perché storicamente, dai resti, dai documenti, noi troviamo che in realtà
e sempre politeismo sino al regno ancora di Giosia, che sarà colui che farà buttare fuori tutti gli idoli. Va bene? Comunque, questo Dio di Israele come sarà raffigurato? Non verrà raffigurato, può essere come noi troviamo presso i Nabatei, ma prima ancora appunto tutti gli abitanti della zona, lo troviamo senza volto. Quindi si adora una roccia che simbolizza questo Dio, ma non è lui naturalmente. Quindi è un Dio aniconico, sono religioni aniconiche, è un Dio senza volto, senza nome, e di cui non si sa nulla. E il Dio del mistero, va bene? Si sa che c'è, si dice che c'è, ma non si può sapere nulla di più, né come si chiama, come è fatto, come niente. È il Dio dove non si può arrivare. Ecco, queste immagini che vediamo sono a Petra e sono le immagini dei Nabatei, dove vediamo questo Dio aniconico che viene raffigurato come roccia. Però l'essere umano è essere umano ed è molto spesso, quasi sempre, antropocentrico, perché, come vi dicevo, noi possiamo vedere l'universo solo da un punto di vista. Questo noi, e così l'universo ci gira intorno. E quindi c'è la tendenza all'antropomorfizzazione. E allora noi vediamo in alto che il semplice monolito, la pietra che rappresenta Dio, ma già in basso c'è il monolito, però appaiono quei due quadrati con i punti al centro che sono gli occhi e la lineetta che è il naso, quindi si cerca di antropomorfizzare, ma non solo, accanto a lui vedete l'altro monolito più piccolo, è la femmina, è la scera, è la compagna di Dio, va bene? Quindi, e qui siamo ancora in epoca pre-ebraica. Vediamo un'altra cosa di questi termini della Bibbia. Noi abbiamo detto la parola Hashem, ma andiamola a vedere diversi millenni prima, perché Hashem noi lo troviamo già sin dall'Antico Regno, va bene, in Egitto. Hashem è la figura simbolo di una divinità o animale sacro. Poi in ebraico è cambiato, è rimasto lo stesso termine, però ha indicato signore, ma il significato appunto è sempre quello, figura o simbolo di una divinità o animale sacro. Qui vedete i plurali, eccetera, eccetera, però vuol dire anche, è anche attinente alla distruzione, attenzione. Ecco, guardiamo qui, Hashem diventa la parola ebraica che vuol dire signore, però è una parola egizia, sin dalle origini, va bene? Ecco, quindi piccole cose che ci dicono poi i documenti. Cosa troviamo ancora noi nella Bibbia? La Bibbia non è dominata dal monoteismo sempre e ovunque, no, nelle parti più antiche. Quello dominante è sempre il politeismo, che riaffiora anche se i compilatori scrivevano in un'epoca in cui era arrivato e stava per essere imposto il monoteismo, e però riaffiora nelle scritture. Allora guardate questi passi, io vi invito poi ad andarvene a leggere senza credere a ciò che io vi dico, ve le leggete direttamente nella Bibbia, ma ci parla dei terafim, ma in molti passi riappaiono questi terafim, finché riappaiono con Giosia che li butta fuori dal Tempio, dai Templi e dal Tempio di Gerusalemme, ma da tutti i Templi. C'erano i terafim. Questi terafim erano gli dei di famiglia, erano quelli che a Roma saranno i lari, erano le statuette delle divinità che venivano adorate nelle famiglie egiziane, dove c'era la piccola icona, la stele e tutte queste statuette. Ecco, ma questo esiste in tutto il mondo del vicino Oriente, anche presso i lontani antenati beduini degli ebrei. Cosa succede? Che quando Giacobbe va per sposare Rachele viene ingannato da Labano, ancora ritorna questa cosa dell'inganno legittimo, perché la cultura beduina, se io ti inganno non commetto una cosa grave, un peccato, semmai sei tu che ci sei cascato, tu devi imparare ad entrare in questa cultura. Lo inganna e allora Giacobbe se ne va e porta con sé Rachele,
Marachele se ne va portando via i terafim della famiglia e a Labano, alla fine, dispiace di più per i terafim che la cosa grave sono i terafim. Dice: perché hai rubato i miei dèi? Che poi va lì Giacobbe in buona fede, dice: noi non ce l'abbiamo, guarda dappertutto, non ce l'abbiamo. Ma Rachele, vedete, torna alla furbizia della cultura nomadica, fa una buca, mette i terafim nella buca quando sa che stanno arrivando suo padre e i suoi, ci si siede sopra e dice che ha il ciclo mestruale. La donna col ciclo è impura, non si può toccare. E quindi nessuno la muove da lì, lei resta seduta e nessuno va a scavare, a guardare lì dove lei era seduta. E quindi lei inganna il padre e porta via i terafim di famiglia. Quindi questa cosa è importantissima. Cioè lui li insegue, lo raggiunge e gli dice: perché hai rubato i miei dèi? Non la figlia, gli dèi. Va bene? Quindi sono cose che vanno tenute in conto nella cultura di un popolo. Perché noi abbiamo delle radici da cui non possiamo tagliare il cordone ombelicale così, poi si cambia, si evolve, si va per altre strade, però quelle cose esistono, sono alla base che non va mai rinnegata. Allora qui vediamo i terafim e la scera, ecco che sono due delle cose che poi Giosia butterà fuori dai templi in cui si venerava Yahweh. Ma era venerato assieme alla scera, che vediamo lì in alto a destra, ci sono un paio di immagini della scera di Astarte, Ishtar, va bene, e dall'altra parte i terafim, anche loro presenti nei templi. Bene, è così. Abbiamo concluso un po' questo giro, Abramo che parte dalla lontana Ur. Abbiamo capito che Abramo, che esista o no, che sia personaggio del mito religioso o no, ma il racconto si basa sui movimenti di popolazioni amoree che avvenivano all'epoca. Va bene? Quindi, e queste popolazioni amoree avevano queste divinità che noi ritroviamo e sono ricorrenti nella Bibbia. Bene, andiamo a vedere. Adesso la quindicesima, sedicesima dinastia finisce il grande periodo che è il periodo glorioso del Medio Regno e inizia questo periodo di mezzo che si chiama secondo periodo intermedio. Cosa succede? L'Egitto si spezzetta in regni più o meno grandi, ma l'un contro l'altro armati, a volte no, ma ognuno badava alla sua parte. E qui vediamo il faraone Mermescia, che è uno di questi faraoni della tredicesima dinastia, quindi ancora abbastanza potente da poter far fare statue colossali così, che vuol dire inviare alle cave del deserto delle grandi spedizioni. Quindi ecco, una daga di stile Egeo, quindi vuol dire che continuavano i commerci. Però cosa cambia? Cos'è la grande cosa che cambia? Cambia una cosa molto importante, il fatto che si indebolisce il governo centrale, non c'è più. Cadono i controlli alla frontiera. E cadendo i controlli alla frontiera, incomincia a entrare della gente senza controllo, quindi non viene mandata come prima in vari posti, guarda, quella zona è meno abitata e ci serve anche gente per ripopolarla, quindi andate in quell'area lì, quell'altra zona no, ecc. Quindi adesso è incontrollata, per cui la massima concentrazione si avrà nel delta orientale e in minor misura centrale. Però non succede niente, non è ancora la guerra. Però questa popolazione aumenta sempre di più, finché ci saranno più asiatici che egiziani, almeno nella cerchia del potere, e gli asiatici prenderanno il potere in quell'area. Questo probabilmente perché c'è stata una pestilenza che ha devastato l'Egitto, quindi sono stati colpiti anche gli asiatici, quelli che c'erano, però mentre l'Egitto veniva colpito in pieno, gli asiatici del Sinai, di Canaan, erano colpiti meno e quindi si
c'era un vuoto anche di popolazione nel Delta che viene colmato dall'immigrazione massiccia e senza controllo di questi asiatici. Non c'è più il visto, non c'è più la regolamentazione, c'è l'anarchia e si riempiono queste aree finché prendono il potere. Quindi la 14esima e soprattutto 15esima e 16esima dinastia saranno asiatiche, sono i famosi Hyksos. Ma questi Hyksos non arrivano subito coi carri, guerrieri, eccetera, come si diceva anche un tempo. No, loro vengono, qui c'è la ricostruzione della scena che abbiamo visto della tomba di Soto di Beni Hasan, dove questi asiatici parlano con i dirigenti locali e chiedono il permesso di poter restare, di avere della terra, di avere delle concessioni, delle assegnazioni per vivere in quelle aree. E questo lo fanno e lo fanno e lo fanno sempre di più finché prenderanno il potere. Ci sono queste dinastie, noi abbiamo pochi nomi, però abbiamo anche nomi di questi. Una cosa, per esempio, che riecheggia il fatto che la Bibbia ci dice delle cose che ha conosciuto, magari da lontano, per narrazioni così. Però il fatto che questi asiatici abbiano governato è sicuro, non erano schiavi, attenzione, loro hanno schiavizzato gli egizi, questo è il ribaltamento della storia, no? È stato il popolo asiatico che ha reso schiavo il popolo egiziano, gli egizi non avevano la schiavitù e facevano in modo che la popolazione si integrasse, per loro era importante l'integrazione, nella cultura asiatica no, nella cultura asiatica c'era come la schiavitù, lo schiavismo. E quindi ha schiavizzato gli egizi. Questa situazione è durata un paio di secoli, finché la Tebaide ha cominciato a dire no, io non ti pago tributo, era indipendente, però era obbligata al pagamento di un tributo. Allora, dicevo, una cosa che ci fa vedere come qualcosa di storico sia arrivata comunque all'orecchio dei compilatori, un principe di questi asiatici si chiamava Jacob Herr. Jacob è un nome asiatico, questa è una cosa comunissima, Jacob, Yehoshua, Yusuf, eccetera, questi non sono nomi ebraici, sono nomi semitici che c'erano nell'area ed erano molto diffusi. Andiamo avanti, cosa succede? Questi signori pongono la loro capitale nel delta orientale, ad Avaris. Avaris, che una volta era poco nota, anzi ancora agli inizi del secolo non si era sicuri dove fosse Avaris. Oggi c'è la missione di Manfred Bietak dell'Università di Vienna che sta scavando da decenni ad Avaris e sta scoprendo delle cose eccezionali. Ecco qui una parte degli scavi di Avaris che era appunto la capitale degli Hyksos. Allora, attenzione, ricordiamoci questo nome Avaris, perché in quel posto che dopo la partenza degli Hyksos sarà semi-abbandonato, verrà rioccupato dagli Egizi, secoli più tardi, sotto la 19esima dinastia, qui siamo sotto la 16esima, quindi vedete un po', siamo intorno al 1600, 1500, poi quando andranno via, mentre invece dobbiamo aspettare il 1002 perché ci siano dei faraoni come Seti I, Ramesse II, che facciano un'altra capitale nel delta proprio dove c'era Avaris, poco più a nord ma nella stessa area, faranno una capitale che prenderà il nome di Ramesse, Pi-Ramesse. Attenzione, perché questa città sarà citata dalla Bibbia, quindi ricordiamocelo perché la prossima volta ci servirà ricordarci questa cosa. Qui andiamo avanti. Allora, questa era una capitale molto particolare, qui la vediamo quando ormai Avaris non era più Avaris ma si chiamava Pi-Ramesse e abbiamo il grande tempio costruito, iniziato da Seti I, costruito poi da Ramesse II, era attraversata da tutti questi canali che ne facevano la prima Venezia della storia, perché era una città con più canali così grandi di Venezia. Va bene, in Venezia c'è il canale grande, qui i canali grandi erano, come vedete, molti. Questa è una bellissima ricostruzione. Ecco,
Ma il territorio di questi asiatici non si fermava al delta. Loro non avevano la frontiera come gli egizi, che avevano una frontiera quantomeno geografica, c'era l'Egitto che era in Africa, ma per loro era Egitto, non avevano ancora il concetto di Africa, ma di sicuro invece c'era il concetto di Asia, era altra cosa. Al di là dei laghi e mari, non c'era proprio il canale di Suez, ma la divisione geografica esisteva, c'era l'Asia. Ecco, altra etnia, altre popolazioni, eccetera. Invece per questi asiatici, no, il loro dominio si estendeva lì. E allora lì vediamo tutti questi pallini azzurri e rossi, quelli rossi sono tutti siti archeologici, e intorno a Sharuhen, vedete che è scritto più in grosso, ecco, quella, fin lì arrivava l'area di questi dominatori Hyksos. I dominatori Hyksos hanno portato una novità che era ben conosciuta dagli egizi, che però non la usavano, perché l'Egitto, che è un territorio fondamentalmente di deserti attraversati dal Nilo, deserti sabbiosi o molto pietrosi, non è adatto al cavallo. Gli asiatici invece usavano il cavallo e loro portano il cavallo, come porteranno il carro, che diventerà poi uno degli strumenti che cambierà proprio il concetto della guerra, e gli egizi si adatteranno incominciando a costruire anche loro i carri da guerra trainati da cavalli. Va bene? E infatti a un certo punto Tebe si ribella, va bene? E inizia una guerra, non intende più pagare tributo, ma non solo. Dice: noi siamo l'Egitto, una e sola terra, dobbiamo riprenderla. La guerra andrà avanti per generazioni e sarà il tema della prossima. Questa cosa noi non la sappiamo così per caso, la sappiamo dalla biografia di Ahmose, che era vissuto sotto il sovrano Ahmose, che sarà l'ultimo re della 17ª dinastia tebana e il primo faraone della 18ª dinastia tebana, sempre, ma che sarà poi di tutto l'Egitto. Perché l'ultimo e il primo? Perché il re è faraone, re è re di un regno, una parte dell'Egitto. Il faraone invece regna su tutto l'Egitto, quindi nasce come principe, diventa re, ma poi diventerà faraone. Qui discuteremo poi di Ahmose, di questa campagna, eccetera, la prossima volta, ma qui vediamo un'altra cosa. Guardate i geroglifici che io ho tirato fuori. Vedete cosa sono? Mani. Ma non mano, il geroglifico che vuole indicare la lettera D, oppure la mano così. No, sono mani mozzate. Perché qui si sta parlando di questa cosa orribile introdotta dagli asiatici, che era il mozzare la mano destra in genere, ai prigionieri di guerra. Questa cosa, ecco qui vediamo un blocco da un tempio di Tutankhamon, dove ci fa vedere un carro da guerra egizio, in cui c'è o un prigioniero o un morto legato lì al carro con la mano mozzata. Notate, la mano destra è mozzata. Quindi gli egizi si sono adattati a questa cosa, solo che gli egizi lo facevano sui cadaveri, non sui prigionieri viventi, mentre noi sappiamo che lo facevano veramente. Ecco, qui vediamo gli egizi, vedete quel orrido cumulo, è un cumulo di mani, ed era proprio una sorta di rituale non sacro, ma appena finita la battaglia, in cui ognuno portava le mani dei prigionieri, degli uccisi, quindi dei guerrieri nemici uccisi. Si contavano, si registravano, e a seconda delle mani riportate o dei prigionieri catturati vivi, si davano i premi al valor militare. Va bene? Per questo si contavano. Poi però, quando si è visto che alcuni soldati egizi più vili portavano delle mani sospette, delle mani piccole, quindi dovevano essere o di donne o di bambini, allora il faraone ha detto: no, non si portano più mani, si portano i falli. Quei falli non ci si sbaglia, non puoi prenderle dalle donne, non lo puoi prendere dai bambini.
Va bene, il fallo di un adulto si riconosce, infatti sotto questa raffigurazione c'è una col fallo degli adulti. Comunque si faceva solo sui cadaveri, gli asiatici no, lo facevano sui viventi e usavano queste mani mozzate per dei rituali. Queste cose noi le sapevamo dalle iscrizioni sui templi o lì nelle tombe. Adesso Manfred Bietak ha trovato, guardate, dei pozzi dove sono sepolte le mani mozzate ai prigionieri con dei vasi d'offerta. Queste sono state trovate ad Avaris, la capitale degli Hyksos, e quindi al di là dei testi noi vediamo veramente i resti di questa cosa orribile degli asiatici. Veniamo alla fine, cioè la storia di Giuseppe. Giuseppe, ancora una volta, come tutti questi altri personaggi, fino all'epoca in cui si entra nell'epoca storica in cui sta scrivendo lo scriba, sono personaggi del ricordo o comunque del mito religioso che ancora, per quanto ne sappiamo, nella storia non ci sono, non esistono. Però anche qui sono utilissimi. Per questa un po' fantasiosa, perché non si basa su cose storiche, la cronologia biblica, siamo intorno al 1740, quindi in piena epoca Hyksos. Va bene? Giuseppe, qui lo vediamo in questa curiosa icona moderna, è un'icona della Chiesa copta, dove Giuseppe è un santo e viene raffigurato così come era. Giuseppe di fatto poi è diventato un egizio. Ed è diventato anche visir, quindi viene raffigurato come un faraone più che con un visir, perché ha il nemes dei faraoni, ma il visir non era molto differente come iconografia. Bene, qui siamo in piena epoca Hyksos, non stiamo a leggere tutte le cose, ma dice tutte le cose che vi dico io. La narrazione biblica ci racconta la storia di Giuseppe con la moglie di questo Putifarre che l'ha liberato dalla sua schiavitù ed è uno schiavo, diciamo, di alto livello, anzi non uno schiavo, ma un servo, perché faceva i conti del padrone, anzi l'ha gestito, l'ha tenuta talmente bene che era trattato un po' come un figlio. Ma si incapriccia di lui la moglie di Putifarre. Gli fa delle profferte sessuali che lui rifiuta così e allora la moglie di Putifarre racconta al marito che Giuseppe ha tentato di violentarla. Ora, questa storia orribile da dove viene? Anche questa dalla cultura dei beduini nomadi? No, questa viene dalla cultura egizia. Questo è un famosissimo racconto che ci viene dai papiri egizi, veniva studiato nelle scuole, quindi ci sono arrivate anche delle copie o frammenti di copie, che è il racconto dei due fratelli, che dice la stessa cosa, c'è uno dei fratelli sposato, l'altro non sposato, e la moglie del fratello sposato naturalmente si incapriccia del giovane. E avanza le sue profferte. Lui dice di no e lei si slacera le vesti e racconta al marito che il cognato ha tentato di violentarla. Quindi il racconto dei due fratelli viene preso quasi pari pari. Nel racconto dei due fratelli poi c'è tutta invece la parte magica, favolistica, per cui questo bravissimo fratello aveva il dono di poter parlare con gli animali e quindi quando torna verso la stalla, una delle mucche lo avvisa, attento che c'è tuo fratello nascosto, ti vuole uccidere. Lui scappa, viene salvato dagli dèi, insomma, e poi c'è la rappacificazione, la punizione di questa moglie. Quindi vedete un racconto preso che entra nella Bibbia come tanti altri, come il caso del diluvio e tante altre cose. Bene. Poi abbiamo il racconto di Giuseppe che dopo le sue traversie esce dalla sua prigione e spiega i suoi sogni al faraone. Anche questo da dove viene? Viene dalla cultura egizia. Loro avevano una oniromanzia, cioè una sorta di scienza dell'interpretazione dei sogni che era molto sviluppata sin dall'alta antichità. Ma abbiamo un magnifico documento. Questo documento si trova su quest'isola. Io qui sono andato come sempre sul più alto cocuzzolo per prendere un po' tutto. Ma nella parte più alta, dall'altro lato della montagna, quella che io sto fotografando,
c'è un monumento molto importante che si chiama Stele della Carestia. Il monumento, la roccia, si tratta di una roccia lì in situ che è stata scolpita. La roccia è stata scolpita in epoca tarda e questo si vede dalle vesti. Però la lingua è una lingua arcaica ed è dell'antico regno. Parla infatti del faraone Djoser, però questo faraone Djoser della terza dinastia, che sarebbe poi quello che ha fatto costruire la prima piramide, la piramide a gradoni, è vestito come un faraone della bassa epoca, di epoca tolemaica. Quindi come mai? Perché probabilmente, anzi sicuramente, i sacerdoti hanno preso un papiro dal loro archivio e hanno scolpito questo racconto per giustificare il fatto che a loro interessava, vale a dire, dopo gli anni di vacche magre, di vacche grasse, ed è tutto il racconto che voi trovate così nella Bibbia, il faraone dona il dodecascheno, cioè questa zona, vasta zona della bassa Nubia, al tempio di Khnum di Elefantina, per gratitudine al dio Khnum. Quindi con questo atto di proprietà che loro hanno voluto ricordare sulla roccia, il dio Khnum è signore e padrone del dodecaschemo. Di fatto, quindi, i sacerdoti si sono appropriati del dodecaschemo. Comunque, qui ci interessa meno. Quello che ci interessa è che anche questa storia è una storia egizia, molto più antica naturalmente della compilazione della Bibbia, e entra nella Bibbia. Adesso vediamo ancora Avaris, che è il posto, la capitale degli Hyksos, da dove governavano questi asiatici, e andiamo a trovare ancora gli scavi di Avaris in questa ricostruzione. Questa è la ricostruzione del governatore, del capo di questi Hyksos. Il governatore di Avaris, che era ovviamente asiatico, come erano asiatici questi governanti. È stata trovata la sua tomba, la sua statua. C'è stato un egittologo che non usa esattamente il metodo scientifico, è molto elastico, e ha voluto, siccome è stata trovata la tomba e il palazzo del governatore Hyksos, ovviamente è Giuseppe. Ma chi lo sa, può essere all'origine della narrazione di Giuseppe, forse era lui, però nulla ce lo dice nella storia, nei documenti, va bene. Altra questione però, qui siamo in piena storia perché abbiamo i documenti, abbiamo una grande tomba trovata a Saqqara dalla missione francese di Alain Sivy nel 1986, proprio a Saqqara, dove c'è la piramide a gradoni, nella falesia del Bubasteion, dove ci sono un sacco di tombe, ne trova una che era anche lì aperta così, solo che non c'erano solo quelle salette. Scava, si va in fondo fino a trovare la tomba di questo personaggio con i sarcofagi, e poi la sala con i sarcofagi della moglie, con le ossa, i resti, eccetera. Ma cosa ci importa a noi? Beh, questo personaggio, ecco qui vediamo la falesia del Bubasteion nell'ingresso a questa tomba. Appena si entra, c'è già all'inizio, ci sono scolpite queste scene e queste cose che ci danno il nome del personaggio e la carica. Allora, la carica era quella di visir. Lui era il visir del nord. Ci sono dei periodi in cui questo numero due del potere sotto il faraone c'era il visir. A volte era solo uno, a volte in certi periodi sono stati due, uno per il nord, uno per il sud. Il visir del nord all'epoca di Amenhotep III e di suo figlio Amenhotep IV Akhenaton, il padre di Tutankhamon, il monoteista, guarda caso, questo signore era un asiatico, si chiamava Aper El. El è proprio lui, è quel dio El. E questo Aper El è diventato visir. Allora attenzione, lì abbiamo le iscrizioni, abbiamo le prove, e allora sappiamo dalla storia ben documentata, in questo caso guardate che razza di tomba, i 3-4 livelli, perché viene contato come due quell'altro appena sotto, i 4 livelli della tomba, quindi una tomba grandiosa giustamente perché era un visir, e questo visir asiatico, questo asiatico di un'epoca molto posteriore, qui ormai sono passati
200 anni da quando sono andati via gli Hyksos. Quindi questo era della famiglia di immigrati asiatici che ha fatto carriera fino a diventare visir. Cosa ci dice questo? Questo ci dice che il racconto della Bibbia, che Giuseppe sia esistito o non sia esistito, si basa comunque su fatti reali, possibili. Noi sappiamo che in Egitto, anche quando gli asiatici non erano governanti, in Egitto si poteva far carriera fino a diventare il numero due, ma a volte poi vedremo più tardi anche faraoni. Va bene, ci sono stati anche faraoni di origine asiatica, di origine libica, eccetera, o nubiana. Quindi, ecco perché vi dico attenzione, la Bibbia non è che non abbia storia, però non si può usare letteralmente come testo storico, perché molte cose non sono provate dalla storia, sono narrazione biblica, devono fondare una storia di questa etnia nascente. Però altre cose invece nascondono la vera storia comprovata da moltissime prove. Ecco, qui abbiamo il coperchio del primo sarcofago e qui abbiamo poi la storia di Giuseppe che si fa riconoscere dai fratelli. I fratelli vengono in Egitto e da lì daranno questi 12 fratelli origine alle 12 tribù di Israele. Allora, qui siamo di nuovo nel mito biblico, però cosa ci racconta? Ci racconta che effettivamente, qui abbiamo la Bibbia di Dorè, dove arriva anche il padre, ci racconta di questa grande immigrazione degli asiatici in Egitto e che gli asiatici arriveranno a dominare gli egizi. Quindi gli ebrei ancora non esistevano, però i loro antenati asiatici erano una parte di questo coacervo, di questo misto di etnie asiatiche, semitiche, soprattutto amoree, di beduini, nomadi, di commercianti, eccetera, che sono andati e hanno occupato l'Egitto rendendo schiavo il popolo egiziano. Bene, qui vediamo Sir Edward John Poynter che ci raffigura in queste ricostruzioni bibliche Israele che arriva in Egitto. E in Egitto viene schiavizzato dagli egizi, invece come abbiamo visto e vedremo la prossima volta, la realtà storica è esattamente l'opposta. Non Israele, perché Israele non esisteva all'epoca, dovremo aspettare ancora 200 anni perché ci sia questo segno di esistenza di Yahweh, ma in tutt'altra maniera, è ancora un dio fra tanti dei. Però, ecco, ci fa vedere le grandi differenze fra storia e narrazione biblica. Bene, allora vediamo la prossima volta, la solita anticipazione, vedremo la guerra di liberazione, che vede opposti gli egizi guidati dai tebani contro appunto questi asiatici che sappiamo verranno poi cacciati, e la cacciata degli Hyksos. E vedremo anche questo enigma di Mosè. Perché enigma, quando abbiamo appena detto sì, ci sono personaggi della leggenda, personaggi della storia? E lo vedremo la prossima volta. Bene, grazie, buona serata a tutti. Vediamo intanto se ci sono domande. Certo, professore, ci sono domande. C'è Antonella Boschi che dice... grazie professor Damiano, è l'unico egittologo italiano che tratta questo argomento di correlazione tra cultura e storia egizia e la Bibbia. Ha scritto qualche libro in proposito oppure ha qualche libro da consigliare? No, sto scrivendo uno dei volumi della mia enciclopedia dedicata a questo. Se io ho potuto fare questo è perché negli anni, anche negli ultimi decenni, non ho insegnato solo egittologia come facevo un tempo, ho insegnato sia egittologia che storia antica del Vicino Oriente, storia del Vicino Oriente antico.
poi per molti anni ho fatto esegesi biblica con un amico che ha studiato teologia all'Università Cattolica di Roma, ma lui trattava del lato puramente esegetico, senza toccare come sempre nella fede, nella teologia, mentre io facevo quello che ho fatto anche stasera, cioè mi occupavo della archeologia e della storia. Quindi poi ovviamente tutto questo è stato perfezionato nei miei corsi di storia del vicino Oriente antico e continua ad esserlo. Io parlo al passato perché al momento abbiamo sospeso tutto per via del Covid, ma speriamo di ricominciare con questo autunno 2021. Sì, poi c'è una, diciamo, questa affermazione di Patrizia Giangrasso che dice: questo Abramo così descritto comincia a piacermi poco, ma altro che furbizia, io lo chiamerei sfruttamento della moglie. Certamente, però io ripeto, non possiamo dare giudizi col metro di oggi. Ogni cosa va vista in seno alla cultura. Noi dobbiamo pensare che ci sono culture che danno più importanza all'aldilà che alla vita terrena. Culture che hanno una tale fede nell'oltretomba, per cui è più importante l'oltretomba. Sto pensando, per esempio, io ho lavorato, ho vissuto e lavorato per 9 anni in Sudan, nella Nubia sudanese, e uno di questi grandi siti che viene scavato da Charbonnet, che è un archeologo svizzero dell'Università di Ginevra, è la città di Kerma, che era capitale del più antico regno africano, con esclusione dell'Egitto, che è in Africa, ma è una cultura particolare. Questo era un regno proprio africano, molto influenzato dall'Egitto. Ma cosa c'era? Lì succedeva una cosetta, che quando moriva il re, e c'era tutta una parte del seguito e degli schiavi, perché lì avevano gli schiavi, che lo seguivano nella tomba. Uno di questi grandi tumuli funerari che aveva il grande corridoio sacrificale è stato trovato con 400 morti. C'era il re e lo hanno seguito 400 persone. Ora, a parte il fatto che ovviamente era una garanzia avere le preghiere di tutti perché il re avesse una buona salute, questo scongiurava anche gli omicidi, i regicidi, perché se muore il re, ecco, gli altri gli vanno dietro. Ma c'era il fatto che questa gente, molti saranno stati anche obbligati, però ci andava sapendo che seguivano il re nell'aldilà. Loro avevano il privilegio della vita eterna a corte, anche un servo poteva essere alla corte celeste. Ma questo non è appannaggio dei nubiani, lo troviamo nelle grandi tombe reali di Ur III, dove abbiamo questi sacrifici umani. Ma pensate al primo cristianesimo, piuttosto che abbiurare, si facevano ammazzare nell'arena. Si facevano uccidere, si facevano crocifiggere. Poteva non costare molto dire sì, non ci credo in questo Gesù, in questo cristianesimo, però io continuo a essere fedele. No, si facevano ammazzare serenamente pur perché sarebbero stati premiati, sarebbero andati nell'aldilà. E ragazzi miei, suppongo che tutti voi abbiate pensato la stessa cosa che sto pensando io. Non è una cosa finita e lasciata al passato. Anche oggi c'è gente che si fa saltare in aria perché la sua lotta è sacra, perché è certa che sarà premiata nell'aldilà. Quindi dobbiamo pensare che noi siamo figli della nostra storia. Se io e Patrizia pensiamo così, è perché siamo cresciuti qui. Se io fossi nato in un certo villaggio poverissimo di un paese arabo, magari dove c'è la guerra e ci insegnano che è portata piuttosto dai cattivi israeliani che dai cattivissimi occidentali, gli americani, eccetera, io sarei qui magari con le bombe a farmi saltare. Quindi giudicare con una certa mentalità, la mentalità beduina di allora, di 3.000, di 2.500, 2.700 anni fa, non si può fare, è storicamente sbagliato, antropologicamente sbagliato.
ci sono, sono altre popolazioni di oggi, dei nomadi odierni, in cui il sogno del bambino non è diventare chirurgo come il papà, è quando farò il primo colpo, il primo furto. Ma ovviamente non sono tutte le popolazioni, però sappiamo che esiste. So che dico una cosa politicamente scorretta, d'altro canto non cito nessuna popolazione e non sono intere popolazioni così. Però sappiamo che esistono queste culture, sono ancora reali, quindi dobbiamo pensare con quella mentalità. Noi diciamo che è giusto o ingiusto a seconda del nostro metro, di ciò che ci hanno insegnato, dei valori che ci hanno dato, di ciò che abbiamo appreso dal nostro Occidente di oggi. Ma all'epoca era diverso, in altre culture sono cose diverse, nella nostra cultura abbiamo pensato in maniera diversa. Pensiamo all'epoca del fascismo, del nazismo. Ragazzi, le leggi razziali non le hanno firmate solo i tedeschi, le hanno firmate anche gli italiani. I Savoia hanno firmato le leggi razziali, quei Savoia che oggi sono rientrati in Italia, ma quelli hanno firmato le leggi razziali. Adesso l'ultimo che ha firmato è morto, ma era entrato, era tornato in Italia. Perché dice il passato è passato, ma è il passato dei nostri padri, dei nostri nonni. Eppure una parte di questi era sulle montagne a fare il partigiano col mitra in mano, che fosse di sinistra o di centro o di destra, perché ricordiamo c'erano anche i partigiani cattolici. Ma tutta un'altra parte era lì in piazza Venezia, era qui nelle piazze a inneggiare, eia eia la la. Queste cose sono esistite, ma sono ancora di oggi. Ci sono certi codici dello Stato che sono ancora col saluto romano. Qui c'è gente che è stata ancora picchiata, qualcuno ammazzato perché è ebreo. Quindi non è che tutti gli ebrei siano buoni, tutti gli altri siano cattivi, ma è proprio questa mentalità che giudica le cose con il bagaglio della propria mentalità che poi provoca tante altre cose, tanti altri guai. Quindi preghiamo e ringraziamo, se esistono gli dèi, ringraziamoli di aver avuto i genitori e una società che ci dice il furto è sbagliato, imbrogliare è sbagliato. Perché se noi fossimo nati o in un'altra vita rinasciamo in un'altra società, noi saremmo felici di fare il nostro primo furto, di fregare in questo modo, o di dare la moglie, presentandola come sorella, eccetera. Perché? Perché sto facendo il bene della tribù. Io sto facendo in modo che la tribù sia più ricca e lo faccio col sacrificio di mia moglie. E io faccio il bene della tribù. Quindi attenzione ragazzi, le società nel mondo, anche oggi, contemporaneo, senza pensare al passato, sono diverse. Se noi non impariamo a capire senza giudizio, subito, poi naturalmente dobbiamo usare il giudizio per le nostre leggi se siamo qui, ma non nel paese altrui e non nel tempo altrui. Va bene? E attenzione! Giudicare, questa è una confusione che si fa spesso, quanti amici mi hanno detto ma allora tu giustifichi anche, no, io voglio capire Hitler, voglio capire da dove nasce la Shoah, come fa uno come Himmler, che è un tipo da impiegatuccio così, a diventare un ideologo dello sterminio, lo voglio capire perché non succeda mai più, ma capire non vuol dire condividere, giustificare, mai. Mai, anzi, si dice conosci il tuo nemico se vuoi evitare dei problemi. Quindi dobbiamo sempre capire. Ecco, questi testi sono stati pensati, scritti più di 2000 anni fa e parlano lì di cose accadute addirittura 3000 anni fa. Quindi non è oggi. Le cose erano molto diverse già al tempo dei nostri nonni e noi saremmo giudicati dai nostri nipoti. Perché saremmo dei trogloditi che avremmo fatto chissà quali cose. Quindi, ecco, così dobbiamo imparare a pensare se vogliamo fare storia, ma anche per vivere un po' meglio in questa società che sarà sempre più multietnica. Bene. Bene Maurizio. Domande? No, non ci sono altre domande, ci sono tante altre affermazioni, complimenti, eccetera, eccetera. Bene, grazie.
e buonanotte a tutti. Grazie a te, buonanotte a tutti coloro che ci hanno seguito e continuate a seguire AP Web Radio. Grazie a Maurizio, ciao ciao.